Ameria Radio presenta Territorio e Società. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Territorio e Società di oggi, giovedì, 28 ottobre 2021. Bene, è qui con me Maria Teresa. Buonasera e buonasera alle nostre carissime ospiti. Sì, io le saluto sempre prima. Allora salutiamo il nostro caro maestro, nonché Umberto. Stasera non c'è sigla di introduzione perché l'argomento non c'è e qui non l'ho messa. Avremmo potuto mettere l'assolo di Lanzi per clarinetto. Sì, che ribadiva insomma la sua passione per il clarinetto e quindi nonché la sua lunga attività nelle orchestre di tutto il circondario. Quindi poteva essere un'idea. Ciao Umberto! Buonasera Raimondo, come state? Tutto bene? Tutto bene, sì, non c'è male, grazie. Non è corretta la sigla, o ti sei sbagliato oppure ho sbagliato la trasmissione, però va bene lo stesso. Non mi sognerei mai di salutare le nostre ospiti, pena ovviamente un cutting da parte di Maria Teresa, che veramente sarebbe oltremodo pericoloso, quindi non... Comunque sai che non è per mancanza di educazione, ma saluto solo esclusivamente Paolo e Maria Teresa, mi attengo rigidamente e strettamente ai rigori ai protocolli. Allora, andiamo a presentare le nostre ospiti. Allora, le nostre ospiti sono due amiche, quindi bando alle ciance, un caro saluto a Silvia Paparelli e a Beatrice Di Mario. Bene, buonasera ragazze. Buonasera, ricambiamo i saluti. Oh, in chat già c'è qualcuno che vi saluta, perché c'è il nostro vicepresidente, nonché Maria Federica, che dice salutata, un caro saluto a Silvia e Beatrice. Bene. Ciao Federica. Ecco, allora, perché Silvia e Beatrice? Perché sono le autrici di un libro intitolato Bernardino Lanzi, musica per banda tra Lazio e Umbria. Quindi... stasera presenteremo questa loro fatica letteraria. Prima di passare però a parlare del libro, io vorrei, poi tireranno la punta loro, tra Silvia e Beatrice, chi è chi si comincia a presentare, così i nostri ascoltatori vi conoscono. Chi inizia? Vai Silvia, io. Fai tutto in casa. Beh, allora, posso dire da anni musicista dispersiva, così mi definisco. Ah, sì? Questa non l'avevo mai sentita. Così, tra la ricerca musicologica e l'attività concertistica, sono pianista, e tuttora militante, anche qui come ogni tanto si dice, insegno storia della musica all'Istituto Musicale Bricialdi e peraltro Beatrice Di Mario, oggi... giovane ricercatrice laureata a Cremona, adesso invado il suo campo, però insomma poi non ho più niente da dire, è stata mia allieva, per cui una delle ragioni di soddisfazione di questo lavoro è stata anche quella di poter lavorare un po' passando, no, un testimone con una collega di un'altra generazione, diciamo così, ci tocca ammetterlo. E allora se lo ammettiamo noi, che siamo stati compagni tuoi di classe, allora che facciamo? Solo che noi siamo a più generazioni. C'è qualcuno che ride e nicchia, che nessuno lo vedo io dall'altra parte, che non so che vuole dire. No, va bene, ma quando avrete superato, no, tu soprattutto, quando avrai superato i 60 anni, vedrai di cosa si sta parlando. Adesso fai lo snob, ma poi vedrai, non c'è musica che tenga. Ma una cosa vuol dire, hai detto bando alle ciance, è la prima volta che te lo sento dire, ma è riferita alla banda, cioè proprio una cosa che hai studiato. Ho studiato appositamente, però adesso prima di parlare di bando, quindi banda, facciamo presentare Beatrice. Vai Beatrice. Buonasera a tutti, io sono Beatrice Di Mario, come trombettista, qualche anno fa ormai, quindi sono giovane, ma in verità diciamo che sono parecchi anni che
che studio musica, quindi diciamo forse 12 anni fa, e tra le varie conoscenze, ovviamente professori eccetera eccetera, ho conosciuto la professoressa Silvia Paparelli, che è stata la mia professoressa di storia della musica, che mi ha fatto innamorare della storia della musica, tant'è che mi ricordo perfettamente il giorno che le chiesi: ma anche come si fa a diventare professoressa di storia della musica? Questo sono 8, me lo ricordo ancora. E niente, quindi dopo il percorso insomma in conservatorio concluso, ho deciso di affiancare quello di musicologia a Cremona, dove mi sono laureata 2 o 3 anni fa, e adesso insegno storia della musica al liceo musicale di Rieti. E niente, questa è stata la mia prima fatica letteraria, diciamo, veramente condivisa con la persona che mi ha avvicinato a questa grande passione che è la storia della musica, quindi ne sono veramente onorata. Bene, benissimo, quindi ecco, Umberto, adesso sappiamo con chi abbiamo a che fare. Bella, no? Presentazione. Ecco, quindi, ecco, e non è poco. E non è poco, ecco, quindi adesso incominciamo invece a entrare nell'argomento. Bernardino Lanzi. Allora, diamo un po' di coordinate, 1862-1935. Perché Bernardino Lanzi, Silvia? Ma allora, intanto questa pubblicazione nasce da un progetto di ricerca che ci è stato di fatto commissionato da un'associazione che è quella degli Amici del Museo di Poggio Mirteto, con la quale anche l'Istituto ha avuto negli anni costanti rapporti, in qualche modo veramente rappresentando un legame che tra questi due territori c'è sempre stato, tra la Sabina, da cui arrivano anche tanti dei nostri studenti, Beatrice è una di loro, e appunto l'ambiente musicale ternano. Un rapporto che era già strettissimo nell'Ottocento, e in questa pubblicazione chiaramente se ne parla diffusamente. E da parte mia, diciamo, il motivo per cui ho accettato, e anche con entusiasmo poi, di occuparmene, era anche legato ad alcuni dubbi che c'erano sorti negli anni tutte le volte che si suonava qualcosa di Lanzi. È capitato più volte, per esempio, nei concerti del 2 giugno dell'Istituto. Perché nessuno, anche la bibliotecaria che una volta era in servizio all'istituto, riusciva a, se non altro, a rintracciare le date di nascita e di morte di questo compositore, che era anche presente nell'archivio musicale dell'istituto, che ha ereditato l'archivio della banda municipale di Terni. Quindi era diventato anche una sorta di sfida, di piccolo giallo, per cui nei rapporti che negli anni avevamo costantemente con questi amici del Museo di Poggio Mirteto, a un certo punto è nata l'idea di dedicargli invece uno studio specifico, ed è quello che, non senza fatica devo dire, abbiamo cercato di fare in circa 3 anni, compreso il primo della pandemia, in cui insomma il nostro lavoro si è sviluppato. Certo, allora, Beatrice, come ha detto Silvia e come si legge sia dalla prefazione sia anche già dai primi capitoli, si capisce che c'è stato un lavoro di ricerca approfondito su questo personaggio e su quello che poi è stata la sua attività musicale nei territori che proprio Silvia adesso ha enunciato. Io ti chiederei: qual è la cosa che ti ha, diciamo, appassionato di più in questa ricerca? La musica che lui poi alla fine produceva, o la sua vita che è passata tra direzioni varie nei vari luoghi, che poi dopo andremo magari ad approfondire, visto che in uno di questi interessante, è stato anche direttore. È nato il maestro che sta dall'altra parte. E quindi ecco, qual è la cosa che ti ha più coinvolto? La sua vita proprio di artigiano musicista nelle varie location, come si dice oggi, oppure proprio la sua produzione musicale?
Forse la prima, nel senso che comunque questa ricerca mette in luce principalmente proprio la ricostruzione della vita, che non è stata affatto facile, appunto perché è frammentata in varie zone e perché i documenti comunque è stata una ricerca di prima mano, quindi abbiamo dovuto proprio rovistare gli archivi, quindi è diventato quasi una caccia al tesoro, diciamo. La musica è stata forse la seconda parte, cioè la seconda parte della ricerca, la scoperta secondaria, nel senso che comunque trovare tanta musica originale scritta di suo pugno è stato veramente molto interessante. È stato interessante perché dal maestro di banda ci si aspetta, dal maestro di banda dell'epoca dell'Ottocento, ci si aspettano soprattutto trascrizioni di musica magari operistica o per banda, quindi musica di consumo per la banda, mentre come vedremo Bernardino Lanzi ha scritto tantissimo di suo pugno. E quindi, però, è una ricerca che è quella sulla musica che andrebbe approfondita in un secondo volume della ricerca. Cioè, nel senso, abbiamo veramente appena aperto il vaso di Pandora dal punto di vista musicale. Quindi il personaggio che ne esce fuori è sicuramente molto interessante ed è stato veramente divertente venirci a contatto fino in fondo, ecco. Silvia, invece, il personaggio Lanzi, no? Come lo identifichi già nei primi capitoli, facendone, diciamo, un ritratto anche di uomo, no? Perché parli anche della sua vita privata, che si è poi dipanata nelle varie zone, anche questa. Se non vado errato, la sua seconda moglie, se non vado errato, era di Massa Martana? Mi sbaglio? Non No, di vorrei. Poggio Di Poggio Mirteto. Mirteto, la prima invece era di. Allora, la prima in realtà è uno dei gialli, nel senso che non Infatti era questo. sappiamo, forse di San Gemini, ma È di San non Gemini, infatti, siamo ecco. Era sicuri, questo, sì. o forse anche di Massa Martana, nel senso che non siamo riusciti, questo è l'unico caso, a ricostruire anche i dati anagrafici. Sappiamo che lui era rimasto vedovo. C'è una richiesta di congedo nei primi anni di attività professionale a causa della gravidanza della moglie, quindi abbiamo così supposto che ci sia stato probabilmente un problema durante la gestazione o il parto, ma non ne abbiamo nessuna Certezza. conferma. Peraltro abbiamo chiesto e più volte, anche ottenendo chiaramente l'aiuto di varie delegazioni di anagrafi, un po' nei luoghi che erano stati toccati dalla carriera e dall'esperienza di vita di Lanzi, ma su questo non siamo riusciti a fare chiarezza, né hanno una memoria riguardo gli eredi. Chiaramente ormai si parla della generazione dei pronipoti, che anzi, con molta fortuna siamo riuscite a rintracciare e hanno anche dato un aiuto importante a questa ricerca, però non ci hanno saputo aiutare in questo caso. E per il resto è chiaro che diciamo, questo volume che ha un po' questo doppio fronte, no? Ternano e Sabino, anche per le ragioni che sottolineavo prima, visto dal punto di vista ternano, quindi in questo caso mio, non può prescindere dalla figura di Luigi Lanzi. Quindi il ritratto di questo compositore nasce innanzitutto all'interno di quella famiglia che ha dato alla città e alla cultura cittadina e un po' di tutta quest'area due figli di incredibile interesse, di incredibile caratura, i quali hanno anche poi collaborato nel corso delle loro attività e anche dei ruoli che hanno svolto in città. Mi riferisco all'esperienza del convitto in particolare. E quindi viene fuori un po' anche questo, ecco, dalla nativa Stroncone, per poi passare a Terni, prendere strade diverse e poi riunirsi di nuovo a Terni. Mi chiedevo proprio leggendo il libro, no?
questa veramente grande collaborazione tra la municipalità di Terni e questa, no, di Poggio Mirteto, ma l'avete approfondita perché è interessante, tutto quello scambio di lettere anche tra le varie municipalità, quando poi, no, l'Anzi arriverà anche a Terni. È interessante proprio capire come mai tanta collaborazione, in effetti in quegli anni in cui, no, le comunicazioni, anche noi dice, sai, oggi facciamo dei progetti insieme, no, tra le due municipalità e quindi. Ma all'epoca era molto più complicato. Invece si nota questa strettissima, veramente, collaborazione. Chi è che mi risponde, Beatrice? Scusate, io ho perso un attimo la connessione, mi sono ristabilita Non adesso, ti quindi Silvia, preoccupare. vai tu, poi la Vai. prossima. Sì. Sì, ma allora, intanto, appunto, questo tipo di legame, noi lo abbiamo vissuto, in anni recenti, appunto, anche sulla nostra esperienza personale, un po' con il sospetto che ci fossero delle radici storiche. E questa ricerca lo conferma, senz'altro a livello musicale, abbiamo voluto anche dedicare il volume, a tutti coloro che hanno percorso, ne abbiamo scritto le strade tra la Sabina e Terni con uno strumento accanto, consapevoli che questo, percorso è iniziato decenni e decenni fa. E in particolare, nell'Ottocento, nel tardo Ottocento, tra l'altro non soltanto la figura di Lanzi segna questo scambio, c'è cioè quella anche altrettanto interessante di Aspromonte Vincenti, cioè si nota che c'è uno scambio continuo, e nei ruoli, musicisti sabini che vengono a dirigere la banda di Terni o viceversa, musicisti ternani che vanno a dirigere il concerto di Poggio Mirteto, così come anche molti strumentisti. Che credo fosse possibile anche perché queste istituzioni una volta erano interamente in capo alle istituzioni pubbliche, quindi il maestro di banda era un dipendente comunale e aveva peraltro una serie di incarichi anche aggiuntivi, come nel caso della docenza degli strumenti a fiato nella civica scuola quando questa esisteva. Così come anche la stessa direzione che a un certo punto l'Anzi deve tenere per un interim anche piuttosto lungo appunto dell'Istituto Bricialdi. Quindi c'è un aspetto dell'organizzazione delle attività musicali e delle attività culturali in generale che è molto diverso da quello che viviamo noi oggi e che ci restituisce peraltro una e più comunità, perché in questo non era poi così diversa la situazione appunto di San Gemini o di Massa Martana, centri più o meno grandi, è chiaro che Terni aveva anche già un'altra dimensione, ma i modelli, le strutture erano esattamente le stesse. E quindi c'è una ricchezza, una vivacità culturale che viene restituita da questo tipo di analisi, in cui anche lo scambio appunto e la comunicazione al di fuori del territorio è molto forte. Faccio l'esempio forse più eclatante, vado un po' oltre, diciamo, in questo caso la Sabina, ma la fortuna di rintracciare la famiglia di Lanzi ci ha dato la possibilità di trovarci un pomeriggio tra le mani, ed è stato emozionante, ovviamente, dei manoscritti pucciniani, un piccolo carteggio che c'era evidentemente con un maestro di una banda di provincia, ma che era noto a Puccini, perché si evince dalla cordialità, insomma, con cui si scrivono, aveva rapporti costanti con Ricordi, come con gli altri editori musicali dell'epoca, non aveva remore a scrivere appunto al grande maestro, il quale senza nessun problema rispondeva. Quindi è anche questa idea di una provincia in continuo contatto, però anche con poi no, l'aspetto invece di primo piano e di grande arte, ovviamente, che riguardava quel settore in quel momento. E quindi a maggior ragione, insomma, non ci stupisce questo rapporto così stretto tra due territori che hanno avuto comunque da sempre legami anche di altro tipo. Certo. Interessante questo rapporto con Puccini, Sì. di cui mi piacerebbe, ecco, al di là del carteggio che avete trovato dai parenti, no? Saperne un po' di più,
avrà fatto anche trascrizioni, anche a livello musicale, no? Il rapporto Puccini e scrittura per banda, insomma. Come ha riportato la conoscenza di Puccini nei suoi scritti, se l'ha fatto poi. Ma in verità non è uno dei più trascritti, anche allora, diciamo che le trascrizioni che sono state rinvenute dalla nostra ricerca sono un numero inferiore rispetto alle partiture originali e quello che viene fuori dalla ricerca è che probabilmente tante trascrizioni sono andate perdute, cioè nel senso che comunque le trascrizioni venivano spesso riposte negli armadi delle bande, negli archivi, e quindi il passare del tempo probabilmente ha fatto sì che molta musica trascritta da Bernardino Lanzi è andata perduta, o magari molta altra è in chissà quale armadio di chissà quale archivio storico comunale che purtroppo ancora non c'è stato possibile, diciamo, rintracciare o reperire. Però non è uno dei più trascritti, cioè Puccini, benché insomma, questo contatto che abbiamo trovato, queste lettere di risposta di Puccini appunto a Lanzi, a delle lettere che Lanzi evidentemente ha inviato a lui, sono state, diciamo, il documento più interessante ritrovato, tant'è che quando l'erede Marco Agamennone, che è una persona insomma veramente che ci teniamo anche a ringraziare perché è stato veramente molto gentile, ci ha aperto le porte di casa del frantoio perché lui attualmente ha un frantoio oleario, quindi c'ha insomma veramente dove sono apposti dei manoscritti del nonno, quindi insomma tutta una storia molto particolare. E ha tirato fuori con estrema nonchalance questo quadretto con questi due reperti storici delle lettere. Io e la professoressa ci siamo guardati un attimo e dico, ma è lui, è veramente lui, le ha firmate lui. Quindi in queste due lettere in verità non viene detto nel senso nulla di che, nel senso che comunque Lanzi mandò in visione a Puccini una sua trascrizione di un canto, perché è un brano scritto per canto e pianoforte, l'Inno a Diana, e chiedeva la possibilità di riproduzione. Quindi voleva sapere un parere proprio da Puccini. E Puccini sembra insomma d'accordo e gli dà tranquillamente il suo benestare, quindi è però interessante appunto questo contatto stabilito da questo nostro maestro di provincia che però ha avuto evidentemente un respiro veramente molto ampio. Già. Certo. Oh, adesso vedo l'occhietto del mio socio dall'altra parte che sicuramente ha delle curiosità. Io lo vedo subito. Vai Umberto. No, no, nessuna curiosità, ascoltavo con grande attenzione, però magari con riferimento al rapporto tra la Sabina e Terni, una delle motivazioni è anche storica, perché ricordiamo che la Sabina, perlomeno una parte della Sabina, è stata, diciamo, è stata umbra fino al 1927, no? Quindi considerate che la provincia di Rieti è stata creata, diciamo, nel regime durante il ventennio, se non ricordo male, nella seconda metà del 20, adesso l'anno preciso non me lo ricordo, quando sono state istituite una serie di province. Quindi c'è una motivazione storica e profonda, motivo per cui la Sabina è unita con Terni, perché era la stessa terra, quindi non ci sono paradie, no, che possano in qualche modo aver ostacolato, per carità, ci sono le montagne, ma insomma anche a Norcia c'erano le montagne e è collegata meravigliosamente con Spoleto culturalmente, diciamo, da secoli. Quindi spesso e volentieri, diciamo, no, l'elemento antropico è quello che muove, no? Poi ci sono, diciamo,
gli aspetti delle arti, gli aspetti delle professioni, tutti insomma, gli aspetti anche economici, se vogliamo, che muovono le cose, però insomma c'è una profondità storica alla base del rapporto e comunque continua, insomma, perché poi noi facciamo i belli per dire abbiamo fatto il foro per poter collegare la Sabina, ma insomma la Sabina è stata sempre collegata con Terni, insomma c'è questa motivazione di vicinanza storica, antropica e se vuoi geografica, no? Certo. Bene, andiamo a parlare un pochino nello specifico un po' della vita musicale di Lanzi, no? Quindi dalle origini, proprio dall'inizio della sua carriera di direttore, di maestro di banda. E così, riassumeteci per quello che è possibile, adesso non so se Silvia o Beatrice, l'arrivo alla fine di Lanzi poi a Terni, no? Quindi c'è un giro che lui fa prima, ecco, tra Massa Martana, ecco, raccontateci un attimo come arriva a Terni. Te lo introduco io e poi ti lascio Terni. Sì, così. Allora, diciamo che il primo incarico di Lanzi è a San Gemini, quindi lui da Stroncone va a studiare a Roma, si diploma in direzione proprio di banda, benché inizia gli studi come flautista. Non so se nel momento della mia disconnessione è stata detta questa cosa, questi studi che non porterà a termine, ma volgerà appunto dal percorso strumentale al percorso appunto di direzione di banda. Il primo incarico arriva nel 1882 appunto a San Gemini, dove sta fino al 1886. Il secondo incarico è quello di Massa Martana, dal 1886 al 1889-90, diciamo che i documenti non sono molto precisi in questo caso, e questi primi due incarichi sono degli incarichi sicuramente che lo prendono molto di meno rispetto a quelli successivi, cioè nel senso che probabilmente era un Lanzi molto giovane, un Lanzi che si stava diciamo avvicinando al mestiere proprio del direttore di banda, quindi vediamo i documenti crescere, l'interesse per l'organizzazione di eventi crescere man mano in questi due primi, diciamo, in questi due primi incarichi. Il primo incarico importante che arriva a 33 anni è quello a Poggio Mirteto. Lui arriva a Poggio Mirteto nel 1895, dove rimarrà fino al 1904, e a Poggio Mirteto sicuramente metterà molto di più le radici rispetto ai primi due incarichi, in quanto nel 1900 convola a seconde nozze proprio con una poggiana, quindi lo lega a questa terra. Sicuramente, oltre che una questione professionale, dove trova anche un humus musicale molto molto interessante, perché comunque la Sabina è sempre stata terra di musica e di bande, Poggio Mirteto in particolare, che è il centro, diciamo, della Sabina un po' più grande, vanta dal 1500 questa formazione musicale, che ha avuto naturalmente varie vicissitudini e si è evoluta in vari modi, e quindi l'incarico lo prende dal punto di vista professionale e personale, e quindi, diciamo, si dedica anima e corpo veramente alla crescita di questo concerto civico. E nel 1904, con una lettera di dimissioni, lascia questo incarico proprio perché è chiamato appunto da Terni, quindi lui anche con un certo dispiacere, perché dice che lascerò comunque sempre nella lettera spiega che lascerà sempre una parte di sé in questa terra che era Poggio Mirteto, però mi riunisco alla mia patria natale, insomma tutto
un discorso molto articolato che fa capire quanto per lui fosse un onore poter avere appunto l'incarico che gli era stato proposto, quindi di direttore di banda del concerto di Terni. Quindi nel 1904 arriva a Terni. Silvia. Esatto. Allora, sì, a Terni, come ho già anticipato, in realtà Lanzi avrà più di un ruolo, come era anche tipico però al momento. E del passaggio, dell'arrivo a Terni, mi piace sottolineare un aspetto che mi ha molto colpito, perché in realtà da quando abbiamo cominciato a lavorare a questa ricerca da Ternana ho sempre avuto davanti i quadri di Orneo Remetelli, che più volte rappresentano, anche perché Metelli era stato orgogliosamente anche uno degli strumentisti del concerto cittadino, aveva dovuto smettere per problemi di salute, in qualche modo ripiegando, si dice, no? sulla pittura. Questa immagine ha trovato poi due conferme. La prima è quella di una foto, una delle rarissime che abbiamo di Lanzi, che ovviamente è il ritratto con la stessa divisa del celebre autoritratto di Metelli. E l'altra invece è emersa dalle carte dell'Archivio di Stato di Terni, che è stato uno chiaramente dei punti fondamentali in cui si è svolta la ricerca per la parte ternana, perché in realtà tra i rappresentanti del concerto municipale, i quattro rappresentanti che vengono mandati in consiglio comunale nel momento della nomina del nuovo maestro, c'è Orneo Remetelli. Quindi in qualche modo questa immagine, insomma, poi trovata una conferma nella realtà storica. E come dicevamo, insomma, lui arriva nel 1904 e comincia ad insegnare, come era tipico, ripeto, nelle civiche scuole di musica, incaricato dell'insegnamento degli strumenti a fiato. All'epoca la cattedra era unica, veniva eventualmente sdoppiata, come poi sarà durante gli anni successivi, tra Legni e Ottoni, e quindi è uno degli insegnanti della lunga e gloriosa era di Giuseppe Cerquetelli. Quello che probabilmente Lanzi non avrebbe potuto immaginare è invece poi il fatto di dover essere stato anche successore di Cerquetelli, il quale ha chiesto per qualche anno di poter essere collocato a riposo e nella difficile sostituzione dopo una direzione anche così lunga, nonostante il comune di Terni avesse bandito almeno quattro concorsi, in realtà Lanzi si trovò a tenere quest'interim fino appunto al 26. Quindi è stato il direttore di un passaggio difficilissimo, il 22 appunto, il 26, che peraltro ha corrisposto anche con un passaggio molto difficile della città. E il periodo delle dimissioni del sindaco Titoro Nobili, e quindi una fase assolutamente complessa. Della sua direzione restano, e sono documenti appunto ritrovati per la prima volta proprio all'Archivio di Stato di Terni, due regolamenti. Quindi c'è questa redazione nel 22 e nel 23. Abbiamo un po' ironizzato sul fatto che dovesse essere un po' una mania di Lanzi, perché aveva anche dotato il concerto cittadino di un regolamento molto puntiglioso e capillare. Regolava tutto. Riservato. Sì, all'archivio di Terni, che è un'operazione che parte immediatamente dopo il suo secondo mandato alla banda, quello del regolamento ovviamente del concerto cittadino. I due regolamenti di Bricialdi, molto simili tra di loro, ma insomma con qualche significativa differenza, ci restituiscono l'immagine dell'istituto di quel periodo, ma anche anticipano, ed è questo l'interesse principale, il regolamento invece, il famoso Regio Regolamento del 1930, che come molti di noi qui presenti sanno, ha regolato gli studi musicali in Italia fino alla riforma della legge 508 del 99. Quindi insomma è stato un regolamento piuttosto longevo, con tutta una serie di pregi e di difetti. Insomma, ecco, buona parte di quegli intendimenti autonomamente l'Istituto Ternano l'aveva già in qualche modo codificati in questo doppio sforzo del 23, del 22 e del 23. Quindi ecco, Lanzi in quegli anni è, per ovvie ragioni, insomma, al centro di tutta una serie di occasioni
musicali dalle quali si percepisce una sorta di grande serbatoio di strumentisti che servivano all'occasione, al teatro comunale, alla cappella anche ecclesiastica del Duomo di Terni, perché appunto tanto quanto il maestro di banda veniva incaricato degli insegnamenti di strumenti a fiato, quanto quello del maestro di cappella invece spesso aveva l'insegnamento degli archi o dell'organo o di tutti questi strumenti e del canto insieme, erano molto diverse le organizzazioni didattiche, diciamo così. E appunto c'era l'orchestra ovviamente filarmonica, anch'essa dotata di un suo regolamento, e c'erano comunque anche una serie di attività ricreative, non ultima quella del convitto, che all'epoca era diretto da Luigi Lanzi, e della quale per esempio emerge un'attività a favore dei ragazzi, quindi con quest'idea anche della didattica, della formazione dei giovani, questa diciamo passatempo ma anche primo confronto con un'attività che può diventare professionale, che ovviamente stupisce, no? Noi oggi lo guardiamo conoscendo l'affanno con cui si fanno progetti scolastici o per indurre anche alla fruizione di un certo tipo di musica le scuole, fatto fondamentale del quale forse ci siamo resi conto anche troppo tardi, e beh, insomma, in realtà poi si scopre che oltre un secolo fa si faceva lo stesso, e anche con un'impostazione assolutamente condivisibile, cioè quella della partecipazione diretta, in questo caso dei ragazzi del convitto, all'esecuzione di alcune commedie musicali, delle quali abbiamo ritrovato le partiture, e sono piuttosto divertenti. Quindi ecco, ne emerge attraverso di lui una realtà anche musicale e sociale, perché due aspetti vanno in maniera significativa ovviamente insieme, assolutamente vivace della nostra città. Certo. Una domanda dalla chat, anzi una curiosità dalla chat. Mm-hmm. Lanzi ha mai avuto contatti con Amelia? No. Da quello noi sappiamo, no. Ah, gravissimo, gravissimo, gravissimo. Allora, che dici di ascoltare qualcosa, far ascoltare, ecco, qualcosa? Io direi di ascoltare qualcosa di Lanzi, per poi cominciare un attimino anche a approfondire anche l'aspetto musicale, no? Quindi anche le sue caratteristiche. Noi abbiamo questa piccola suite per quattro clarinetti, un quartetto di clarinetti. Ascoltiamo. Thank you.
mi pare di capire che si può dire tutto meno che sia una composizione bandistica, perché mi pare abbastanza ricercata anche sia nella sua, diciamo, della sua ispirazione musicale, ma anche nella concezione proprio del brano. Quindi pensare che Bernardino Lanzi, direttore di banda, artigiano della musica, componesse musica di questo genere, insomma, la dice lunga su che tipo di musicista era. E mi pare di ricordare che ha scritto, pur non avendo più nulla in giro, anche delle opere didattiche. Cioè, avete trovato, se non mi sbaglio, qualcosa che ci facesse, insomma, capire che lui aveva scritto qualcosa per strumenti a fiato a livello didattico. E questo mi sembra un Sì, il riferimento all'opera didattica è anche nel dizionario di Anesa, che è l'autore di quest'opera fondamentale, il dizionario dei musicisti e compositori per banda italiani, che infatti non riportava ancora le date di nascita e di morte, ma fornisce una serie di altre informazioni. Noi purtroppo non abbiamo ritrovato i metodi a cui si fa riferimento comunque anche in altre fonti, per esempio vengono citati da alcuni allievi in alcuni programmi d'esame anche dell'Istituto Bricialdi, quindi evidentemente insomma sono esistiti ed utilizzati. esiste L'altra ancora fra cosa, qualche carta del Bricialdi? lì L'avete abbiamo guardato, scartato, vero? certo. Scartabellato Sì, no, bene. lì è chiaramente è stata fatta la ricerca anche nel fondo non schedato, anche nel fondo amministrativo che pochi conoscono, ma chiaramente esiste, così come anche nel fondo che è conservato presso Palazzo Giocosi Mariani, ma è il fondo della banda di Terni, che fu traslocato dai locali di Palazzo Manassei che si condividevano anni fa con la banda. E non sono riemersi, diciamo così. Quello che invece riemerge, che viene confermato anche da questo ascolto, è che appunto il maestro di banda, autore di trascrizioni, ma anche di musica originale, prevalentemente di quella, come abbiamo già sottolineato, è anche capace poi di cambiare mano, diciamo così, quindi di dedicarsi anche ad altro repertorio, con scelte curiose e per organico. Non so, scrive anche una pagina per quartetto d'archi, per dire, e a volte invece utilizza organici anche piuttosto singolari, ma anche per alcune scelte del trascrittore. Ricordo un carteggio con Casa Ricordi in cui chiedeva di poter visionare il primo studio dell'Opera 10 di Chopin, perché E chissà perché. ne stava pensando, ma ha trascritto anche, per esempio, musica per pianoforte di Mendelssohn. Quindi andava un po' fuori, diciamo, dal cliché della trascrizione operistica pura, perché anche in questo campo, che è un po' appunto il pane quotidiano, ovviamente, del maestro di banda, e un po' anche motiva il fatto che non si è ritrovato esattamente tutto, qualche sorpresa c'è, perché non so, c'è una trascrizione delle musiche per il film di Mario Pasquale Costa, L'Histoire d'un Pierrot con Francesca Bertini, quindi in qualche modo la testimonianza dei cambiamenti dei tempi, no? Non più l'opera ma il cinema, così come trascrive la suonata, così la nomina patetica di Beethoven, Ma che capito? addirittura. Sì, esattamente. Come una delle romanze senza parole, opera 53 di Mendelssohn, che citavo prima. Quindi lo stesso inno a Diana di Puccini, sì, è Puccini, ma non è il Puccini operistico, no? Poi è chiaro che il mondo di provenienza era quello e si sente, in particolare il riferimento a Bellini, a Verdi, così come anche sicuramente una profonda preparazione teatrale. Le due operine che citavo prima per i ragazzi sono proprio un prontuario di cliché teatrali ad uso certamente di anche di mani oltre che di orecchie, di ragazzi non troppo esperti, perché poi le suonavano gli allievi del convitto,
coadiuvati anche da dei professionisti e dai docenti del Bricialdi, ma diciamo sono una sorta di miniature in sé perfette e neanche così facili da eseguire. È diciamo piuttosto semplice la parte vocale, sono dei cori al massimo a due voci, ma la parte strumentale, insomma, io credo che oggi ci impensierirebbe abbastanza farla suonare a dei ragazzi di 10, 12, 14 anni. E lì, insomma, la conoscenza della tradizione teatrale italiana viene fuori tutta, insomma, è evidente che quello è, come è ovvio che sia, insomma, no? Il mondo di Provenienza. E poi, se posso aggiungere una cosa, anche per quanto riguarda le trascrizioni per banda, che diciamo sono state un po' più di mia competenza nella ricerca musicale, posso dire che il gusto e l'eccessivo veramente ricerca timbrica delle sonorità, cioè è qualcosa che va oltre la classica trascrizione per banda che ci aspettiamo, dove c'è un tutti, poi c'è il solito strumento che prende, che ne so, il clarinetto che fa la parte comunque del cantante, anzi in una trascrizione che ha avuto una storia, che è quella della Carmen, ha avuto una storia particolare perché era stata trascritta prima per la banda di Terni, poi è stata trascritta per la banda di Poggi Mettedo, che è stata possibile visionare perché è uno dei manoscritti che sono stati reperiti nell'archivio storico della banda di Poggi Mettedo. Lui affida tutte le parti cantabili, vocali, quindi femminili e maschili, della Carmen di Bizet a strumenti ad ottone. Ah, e che è una cosa molto interessante, che oltretutto è stato interessante per noi, perché praticamente nella nostra terra la Sabina è una storia di ottoni molto importante. E evidentemente già all'epoca c'erano degli strumentisti particolarmente abili, ai quali Bernardino Lanzi si sentì di dare appunto questa, diciamo, questo ruolo di cantanti. Quindi troviamo i soli alle trombe, ma anche ai tromboni, che era una cosa all'epoca, diciamo, erano strumenti relegati un po' all'utilizzo dell'accompagnamento nella banda, no? E quindi c'è una ricerca anche nella trascrizione operistica, che era tipica appunto dell'epoca, quindi un musicista veramente molto, molto interessante. Umberto, vai, sono tue. No, stavo ascoltando veramente con grandissimo interesse, e volevo solo così raccontare che quando mai proposto così, la possibilità di questa trasmissione, si è parlato di Bernardino Lanzi, era un nome che mi risuonava, è un nome che non io ovviamente non sono un musicista, quindi insomma non avevo la vostra fluenza, diciamo, no, nell'approccio, però è un nome che mi risuonava. Poi mi sono ricordato, quando Paola mi ha un po' aiutato, mi è venuto fuori, e io insomma ho suonato un po' di tempo fa, tanti anni fa, 40 anni fa, diciamo, alla banda di Massa Martana, e la banda di Massa Martana, che praticamente è una delle più longeve, perché considerate che è nata nel 1836. E poi solo nel 47 ha iniziato, diciamo, la sua attività, però diciamo ci sono atti scritti dove sostanzialmente, diciamo, questa nasce nel 36, è stata una gestazione di 11 anni, insomma non è augurabile a nessuno una gestazione di 11 anni, però insomma così è successo. No, per carità, non ti preoccupare Beatrice, tranquilla. Tranquillissima. E praticamente dal 47 in avanti io ho frequentato un corso triennale di scuola di musica, dove tra le prime cose che ci insegnavano erano i nomi dei maestri, no? Grazie a Dio non c'era il turnover che ci può essere oggi, perché se non ricordo male
dal 1847 in avanti saranno state 10-15. No, il mio maestro si arrabbiava, si adirava moltissimo, no? Se uno magari non avesse elaborato le cose in sequenza, eccetera, eccetera, perché diceva una cosa molto semplice: noi siamo qui perché c'è qualcuno che prima di noi ha messo tutti quanti, diciamo, nella condizione di esserci, e quindi voi dovete ricordare che ci deve essere una memoria. E ecco perché questo Bernardino Lanzi in qualche modo mi risuonava in testa. E per richiamare, diciamo, il discorso che faceva prima Patrici, sono andato a vedere un po' di documentazione, perché ce l'ho, insomma, vicino al clarinetto che sta lì, che sta impolverato, sta proprio lì stanziale, proprio tranquillo da una parte. Ogni tanto, quando mi vede, guarda, insomma, gli si rompe l'ancia, ma questo non succede niente. E cioè, diciamo, un po' di documentazione, ho visto che lui era fino all'88, se non ricordo male, dovrebbe essere rimasto, è rimasto per 2 anni, perlomeno queste, diciamo, sono un po' le informazioni che avevamo, perché mi ripeto, oltre alla storia della musica, ci facevano studiare la storia dei direttori, cioè, nel senso, ci chiedevano costantemente i nomi, no? Soprattutto i più recenti. È chiaro che, insomma, lui stava un pochino indietro, diciamo, sostanzialmente a metà, dal momento in cui è nata la banda al momento in cui ho suonato io, che è 40 anni fa. Però era una cosa veramente, veramente interessante, e a me personalmente fa particolarmente amore, sono molto orgoglioso di questa cosa, diciamo, di agganciare Bernardino Lanzi questa sera, perché poi ho chiamato i miei già amici, anzi continuano ad essere amici, ma i miei già compagni di banda, che sicuramente ci staranno ad ascoltare con molto interesse, perché oggi la banda di Massa Martana, insomma, c'è la banda di Massa Martana è rimasta con gli occhi chiusi perché è saltata la... Ci sei? Ma no, si è ripreso. Sei scomparso? Si è ripreso. Perché oggi la banda di Massa Martana... Non sono scomparso perché sì. Porta male, insomma, quindi, no, insomma, hai chiuso gli occhi un attimo, ti sei assentato perché dovevi riflettere, probabilmente ti dovevi ricordare, no, sicuramente i due maestri, la verve, diciamo, ricordando il mio trascorso. No, dicevo semplicemente che ho in qualche modo avvisato i miei amici, sicuramente ci stanno ad ascoltare, saranno molto contenti, diciamo, anche di questa incidentalità, che, insomma, fa sempre particolarmente piacere. Io spero che tu, quando suonavi, te li ricordavi i maestri di banda, che perché tanto per l'epoca tua te ne dovevi ricordare due, Lanzi e il fondatore. Quindi voglio dire, ci vuole di ricordarsene due. Ma certo, Lanzi sarebbe venuto dopo, insomma. Bene, allora siamo arrivati. Beh, forse un'ultima considerazione, sì, sì. La farei da, appunto, non così vicina a questo ambiente. Io l'ho detto, sono pianista, quindi per me la banda dovrebbe essere, no, un territorio totalmente strano, in parte lo è. Però e viene fuori un po' questo dalle parole proprio di Umberto Alunni. Credo che sia uno di quei patrimoni ancora oggi veramente da difendere, che ha assicurato una prima formazione musicale a tanti strumentisti che poi hanno fatto la carriera, ma anche a chi la carriera non l'ha fatta, ma ha continuato invece ad amare e a praticare la musica. E credo che soprattutto dopo, e forse ancora durante, no, un periodo così difficile, che ha messo veramente in difficoltà tutte queste compagini amatoriali, appunto le bande, i cori, questa riflessione vada a maggior ragione fatta. Non è un mondo musicale di serie B, assolutamente, è invece una diciamo, situazione in cui la pratica di una, poi alla fine della bellezza, no? E la possibilità anche di dargli un valore sociale e formativo andrebbe veramente tutelata e difesa per mille e una ragione, e questo racconto lo testimonia. Certo, no? Anche perché la banda è e sarà sempre un momento anche di socialità, no? Certo. Per cui
anche nei piccoli paesi è il momento anche di sfide anche a livelli diciamo abbastanza aspri che però alla fine no, escono fuori con un ricompattamento anche della stessa no, della comunità del paese in cui la banda esercita. Poi mi piace ricordare la nostra banda quando noi stavamo a Palazzo Manassei, sì, insieme Già, a Maria Teresa, e già. noi andavamo a sentire le prove dentro quando scendevamo dal ballatoio, e dentro c'era, non me lo scorderò mai, dietro al maestro la foto di Giuseppe Verdi, cioè quindi un quadro di Giuseppe Verdi, e a fianco una damigiana con, Esatto. con il tubo per travasare il vino, che era fondamentale durante le prove. Questo è il Perché la bello. gola si Sì, secca è certo. e bisogna. Vedi Umberto, Ma se la tu nostra suonavi a tennis. convivenza, infatti, a Palazzo Manassei, tra noi, no, aspiranti strumentisti, tra molte virgolette colti, e i banditi, come ogni tanto li chiamavamo, di altra età, peraltro, era stato uno degli aspetti comunque più divertenti, anche più umani, no, di quel posto. E quanto è mancato in questi Certo. 2 anni e quanto manca perché le Sì. bande stanno facendo una grande fatica in questo momento. Grande fatica, devo dire anche una cosa, che almeno per quello che è l'esperienza che ascolto, anche perché conosco parecchia gente che ci suona, anche l'ambiente si sta modificando, perché all'interno dei corpi bandistici ormai, siccome purtroppo il dio denaro è entrato prepotentemente anche lì, ci sono delle fazioni, faide che poi alla fine spaccano e non uniscono. E questo è un peccato perché poi il bello della banda, come dicevamo poco fa, era quello proprio di fare squadra, no? In una comunità. E quindi anche coloro che conoscevano poco o niente la musica trovavano posto in banda e facevano parte di questo bellissimo gruppo che era quello che rappresentava il proprio paese, no? Invece oggi forse si aspira troppo a fare più banda orchestra che banda invece sociale di comunità dove si fa musica. Questo secondo me è uno dei Più problemi. in Umbria, cioè, nel senso che in Sabina ancora si vive veramente una situazione di genuinità delle bande, cioè la banda che raccontate voi, che forse quella col fiasco di vino fino a prima della pandemia era proprio così, cioè, nel senso ogni piccolo paesino ancora adesso la mantiene, però da quello che sento, insomma. I 2 anni di stop e poi le tante regole Certo. che adesso giustamente vanno osservate Certo. No, non aiuta. su questo è vero quello che dici tu, perché sai, quando si trovano bande che praticamente hanno il nome di diversi paesi, e questo capita in Umbria, sicuramente io non conosco la realtà della Sabina, no, del Lazio, anche se ho avuto occasione quando siamo andati fuori a fare dei concerti dove c'erano anche le bande, perché magari facevano parte c'era nella festa del paese dove poi si effettuava il concerto, c'era proprio il concerto di banda, ho visto quello che dici tu, Beatrice. E qui invece in molte bande si vedono le stesse persone, che significa? Significa che le bande adesso vanno a cercare gli aggiunti perché? Quindi questa è una domanda che il mondo bandistico si dovrebbe fare e si dovrebbe ricominciare a ricostruire veramente la banda dalla passione musicale e non tanto dall'aggiunto bravo che viene e che no? Forse è qui che qualcosa almeno nella nostra terra è cambiato e secondo me dovrebbe essere rivisto. Bene, allora, siamo arrivati a conclusione. Allora, lascio a voi una battuta su questo libro, no? Perché comprare questo bellissimo libro? Chi comincia? Allora, ci viene da ridere, Silvia, questa non è una buona pubblicità per noi sicuramente, questa ce la dovevamo preparare forse. Perché? Perché racconta uno spaccato interessante appunto di un'epoca andata e sicuramente può dare dei buoni spunti per il futuro appunto della musica e del ponte necessario tra la musica, diciamo, popolare
e la musica accademica, perché se non c'è l'amore per la musica che spesso le bande si trovano a diffondere nelle piazze, non possiamo pensare di riaprire teatri e far musica poi a livelli anche più alti, perché se manca il pubblico e l'amore per la musica, sicuramente la musica non ha senso di vivere. Silvia? Mi accodo, no, non per comodità ma per convinzione, nel senso che sì, può essere una lettura credo interessante per chi abbia questo tipo di convinzione e anche per chi volesse scoprire qualcosa della vita culturale di queste zone, quindi della Sabina, di Terni, degli altri centri toccati dall'attività di Lanzi, in qualche modo cercando le somiglianze con oggi, talvolta poche, oppure appunto le differenze che hanno connotato tempi in cui appunto questo aspetto della socialità, della formazione o della professione, insomma, erano forse più strettamente correlati. Direi questo. Io aggiungerei un'altra cosa, anzi più cose, che il libro è scritto molto bene, il libro è godibilissimo e quindi ti fa passare veramente all'interno questioni musicali, e però con la vita di tutti i giorni, e quindi tu immagini Bernardino Lanzi che prende servizio a Poggio Mirteto, che va a Massa Martana, che poi va a Terni, che compone, che e diventa anche un romanzo, non è solamente diciamo un testo di ricerca, ed è questo secondo me un altro punto di forza di questo bellissimo libro. Bene. Complimenti. Bene. Quindi allora, grazie a voi. Allora, ringraziamo Silvia Paparelli e Beatrice Di Mario, io saluto Umberto, il clarinettista del gruppo. Ringraziamo voi per la disponibilità e per questa occasione gradevolissima di incontrarci intorno a questo personaggio e così di scambiare quattro chiacchiere. Bene, Paolo, dimmi. Paolo, scusa, prima di facciamo un saluto particolare ai nostri radioascoltatori, ma particolarissimo a tutti coloro che percorreranno la strada tra la Sabina e Terni con il libro di Bernardino Lanzi sotto braccio. Ah, carino, benissimo. Sì. Beh, giusto. E allora buona serata a tutti. E ciao Silvia, ciao. Buonasera, ciao ciao. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ameria Radio ha presentato Territorio e Società.